Nella Vertical ha visto il trionfo da record di Andrea Elia, che con il suo 30,42 ha confermato il titolo di campione italiano, ma soprattutto è entrato a far parte dei pochissimi uomini a stare sotto i 31 minuti senza l'ausilio dei bastoncini. Elia ha quasi raggiunto il record del mondo di 30 minuti e 27 secondi di De Matteis nel 2013, seguito da Andrea Prandi e Alex Rigo. La gara è andata, direi, benissimo. Ero venuto qua per cercare di provare a battere il record di Boscacci. Sapevo che era difficile, ma comunque sto bene in questo periodo. Dopo il campionato italiano a Casnigo ho dimostrato che posso correre forte, quindi ho detto vengo qua per provarci, c'erano le condizioni giuste, sono partito forte e alla fine ho tenuto e ho fatto un tempo che non mi aspettavo nemmeno io. Per la categoria femminile invece è salita sul podio Paola Stampanoni, siglando un tempo di 37 minuti e 52 secondi, dietro Giulia Murada, che con 38 minuti e 35 secondi è stata incoronata campionessa italiana di chilometro verticale fischi e Benedetta Broggi. Ho fatto una buona gara, dai, sensazioni magari non freschissime dopo una settimana di raduno, infatti il tempo conferma che non ero nelle mie giornate migliori, però è sempre un piacere venire qua, le pendenze sono toste, ma mi piacciono queste gare, questa in particolare è proprio una delle mie preferite. Novità di questa edizione è stata la Mela Vertical Mini, che ha visto la partecipazione di 50 giovani atleti che si sono sfidati su un tracciato di 500 metri verticali. I vincitori sono stati Luca Del Maffeo e Bianca De Vittori nella categoria giovani, Jacopo Carelli e Martina Gosatti in quella ragazzi, Teo Robustellini e Greta Meraldi in quella baby.